percorso che ha portato all'incontro di oggi, alla firma di questa estensione rispetto al patto per Venezia, non ha visto il coinvolgimento delle parti sociali del territorio. Registro un accentramento ancora ulteriore rispetto al comune di Venezia, registriamo il fatto che esiste una possibilità di gestione commissariale in cui il Ministero dell'Ambiente in qualche modo facilita questi percorsi, anche per cercare di capire come nelle buone pratiche di spesa di questi 72 milioni messi a disposizione ci sia un concetto di trasparenza. Ci interessa sempre quello: territorio, sviluppo, qualità del lavoro e difesa di lavoro. Un'operazione di questa vastità, di questa importanza, ha bisogno assolutamente che siano chiari e trasparenti tutti i passaggi, tutti i metodi, tutte le scelte che verranno fatte, perché ci guarderà il mondo, ci guarderà il paese. Quello che manca al momento, ci sembra di poter dire, è un grande processo di partecipazione attorno a questa questione. L'accordo di programma delle bonifiche lo abbiamo sempre contestato fin dall'inizio, in quanto si misura solo con l'attenzione del Ministero dell'Ambiente. In realtà noi chiediamo che ci sia dentro anche il Ministero dello Sviluppo. Stiamo ragionando dello scandalo del MOSE e anche quello delle bonifiche. Già in quel documento del 2012 si prevedeva l'utilizzo di un'unica società come gestore delle attività, degli appalti e quant'altro, cosa che nel MOSE ha degenerato, ma anche nelle bonifiche ha degenerato. Quindi oggi il fallimento della SIFA ci fa riflettere.